Le indagini che sono state brillantemente coordinate dalla Procura di Teramo, nella persona del procuratore Picardi e della dottoressa Colica, e la misura cautelare poi emessa dal giudice Provenzano attestano questo, cioè quello di essere stati capaci come arma dei carabinieri, come nucleo investigativo in particolare, di aver acclarato alla luce di un episodio che si è verificato il 19 aprile 2022 scorso, e quindi un episodio che inizialmente si stava archiviando come un investimento di un pedone, è stato invece approfondito e ha disvelato dei scenari più inquietanti, tali da far rilevare a carico dell'odierno indagato l'accusa di omicidio preterintenzionale. Il tutto è stato reso possibile da un sopralluogo che ha, nell'immediatezza dei fatti, condotto dalla stazione di Silvi Marina, che non faceva quadrare completamente i conti, e da lì quindi, soprattutto in ordine al punto di impatto che aveva causato la mortale ferita per il deceduto, e questo ha fatto sì che fossero disposti degli approfondimenti condotti in un clima particolarmente omertoso e quindi poco collaborativo dei night che sono stati indagati, dove appunto le accompagnatrici, i testimoni, i parenti dell'arrestato hanno fatto di tutto per inquinare il più possibile il quadro probatorio che invece aveva portato poi alla uccisione preterintenzionale della vittima. Qual è stato il movente? Il movente è verosimilmente da ricondursi a un motivo passionale di una delle accompagnatrici, che era contesa tra la vittima, che si era in qualche modo infatuato della stessa, e il gestore del night, che ce l'aveva tra le principali sue donne che esercitavano l'attività di accompagnatrici presso il suo esercizio. Non solo inchiesta per omicidio, avete trovato anche della droga e elevato sanzioni amministrative. Nel quadro dell'indagine sono emerse altre rilevanti accuse a carico dell'indagato, tra cui quella di sfruttamento della prostituzione e detenzione ai fini di spaccio. Le perquisizioni che sono state condotte stanotte con un dispositivo di ben 40 uomini e donne dell'Arma dei Carabinieri, supportati da nucleo cinofeni della Legione Marche e dall'Ispettorato del Lavoro di Teramo, hanno dimostrato questo, tant'è vero che è stata trovata comunque della sostanza stupefacente del tipo hashish e marijuana, nonché materiale dimostrativo del fatto che si svolgesse meretricio all'interno dei due night. Le indagini proseguono? Le indagini stanno proseguendo, sono particolarmente protese a rintracciare altre accompagnatrici che a questo punto potrebbero dare altre importanti versioni che corroborerebbero ulteriormente il quadro accusatorio.